Yolanda Zitz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Finalmente dopo tanto tempo sono tornata con un video spacchettamenti di LOL. Era da tanto che non ne facevo uno, perché era da tanto che non ne compravo uno. In realtà le ho viste anche in edicola, però avevano sempre le stesse. Volevo cambiare. Poi ho trovato un'edicola che le vendeva, però costavano un pochino troppo. Mi ho detto vabbè, a questo punto me la prendo originale da Amazon e ci faccio proprio il video. Questo è sicuro originale 100%, perché c'ha anche il logo di Giochi Preziosi e c'ha tutto. Questa qua è la LOL Surprise Serie 3 Wave e non vedevo l'ora di aprirla. Non ho trovato la proprio la LOL, questa LOL Pets, non ho trovato proprio la LOL, proprio quella principale Serie 3, purtroppo non l'ho trovata. Se la troverò, magari la aprirò insieme a voi. Fatemi sapere se vorreste un video anche dove apro la LOL normale Wave. Allora, iniziamo ad aprirla. Come vedete la carta, più che altro notiamo che la carta, quella delle LOL, è un pochino più gialla, LOL Pets ovviamente, mentre questa qui va anche un pochino più sull'aranciato, quindi un pochino più arancione, anche rispetto alle altre carte. Allora, vediamo, primo strato, hanno appiccicato praticamente la carta qui del loghino, va bene. Allora, nel primo strato non c'è niente. Andiamo a togliere la seconda cerniera. Come sempre io ho un problema tecnico-tattico con le cerniere. Allora, abbiamo trovato il primo sticker, che si chiama... Abbiamo un gattino con una coroncina e un cane che quasi sbava, proprio detta così, e si chiama Cats Rule Dogs Droll. Ok. Secondo strato, che era nascosto praticamente questo sotto al primo? Me sa di sì. Secondo strato, che wow wow wow, abbiamo i nostri attacchini. Cosa farà mai la nostra LOL Pets con l'acqua? Cosa farà mai? Questa secondo voi cambia? E questa è diversa, raga! Questa è diversa! Guardate questo strato qua, quanto è carino! Guardate quanto è carino! LOL Pets, Animux... E abbiamo questa cerniera qua che è molto molto bella, con un collarino con un osso. Poi abbiamo questa che è un emoji. Guardate quanto è carino il gattino. E anche questo qui. Wow. Mi piace un sacco questo incarto. Non c'era l'altra volta. Allora abbiamo una palla rosa. Abbiamo una palla rosa. Andiamo ad aprire. E voilà, abbiamo come sempre le nostre bustine, il nostro plico, e qui abbiamo, cosa sarà mai, la nostra LOL Pets. Come sempre, vediamo, come sempre, dobbiamo vedere, come sempre mi dimentico di prendere l'acqua, l'acqua, annaggia Yolanda, l'acqua con il ghiaccio, mi dimentico sempre, però dovrebbe essere scritto sul plico praticamente se lei cambia colore o meno. Dobbiamo vedere se questa qui appunto piange, sputa o fa la pipì, oppure se cambia colore. Allora, inizio a scartare la mia lettiera. Inizio a togliere la carta almeno. E senza vedere il plico io non riuscirò mai ad indovinare. Allora, sposto un pochettino, vado ad aprire il primo, che sento che è la palettina. Io ho dei problemi tecnici, però raga, le bustine non mi ricordo, erano nere anche negli altri? Sì, erano nere anche negli altri. Allora, Yolanda, ce la può fare. Allora, andiamo a prendere la palettina e penso sia un cagnolino. Dalla palettina mi sa che è un cagnolino, mi sa di sì. Quanto è carina questa palettina. Oh, la zampina, oh, la zampina. Oh, la zampina, oh, la zampina, oh, la zampina. Adoro. Ed è questo lilla. Qui c'è il biberon. Vediamo. Che carino. Allora, fatemi sapere se l'avete mai presi questi qua, Wave Serie 3, oppure avete preso proprio la LOL Serie 3. Fatemelo sapere sotto in un commento. Questa, vi ripeto, l'ho comprata io da Amazon e l'ho pagata sui 20 euro, sì, sui 20 euro sicuramente.
Allora, il biberon, ce la può fare Yolanda? Il biberon è così, che c'è scritto Pop con l'etichetta rosa e il su quanto è fatto bene, oh mio Dio, e il su è oro. Vedete com'è? Il su è oro. Il su è oro, wow, sembra che io faccia wow, faccio rap. Poi, questo penso sia il gadget della nostra Lola, che poi un gadget così piccolino, una busta così gigantesca. E va bene. Allora, oh, bene. Abbiamo i nostri occhiali e forse, ma dico forse, non lo so. Stavo dicendo, forse ho capito, ma non credo. Allora, non lo so se ho capito o meno. Vediamo, non lo so. Allora, vado ad aprire la mia lettiera e vediamo. Scaviamo. E cosa troviamo? Oh, mamma, ci sono delle ali. Allora forse ho capito, raga. Allora, abbiamo trovato delle ali, ma ci sono le scarpine? No, raghi, ci sono solo le ali. Oh, ma quindi non hanno scarpine questi della serie 3? Guardate quanto è bella questa sabbia cinetica, è troppo rilassante. Prenderei questa sabbia cinetica, cioè questo qui solamente per la sabbia cinetica. Guardate quanto è bella. Voi l'avete mai aggiunta lo slime? Come viene lo slime con questa sabbia cinetica? Fatemelo sapere sotto con un commento. È arrivato il momento di aprire la nostra LOL, che io non ho proprio capito, o forse sì, quale sia la LOL in questione. Forse ho capito. Vediamo. Oh, lo sapevo. Quanto è piccola? Oh, ma è piccinissima. Allora, ragazzi, allora, ci sono rimasta un po' così. Ditemi voi se mi sbaglio o meno. È molto più piccolina rispetto alle altre LOL pets. Mi sbaglio? È vero o no? Comunque, la vado a vestire, no, perché più che altro l'avevo intuito perché l'avevo vista, praticamente l'ho vista sopra alla confezioncina quando l'ho aperta questa qui, quindi me ne sono andata per un'idea. Ma andiamo a vedere. Eccola, guardate, eccole. Eccoli. Allora, vediamole chi è. Vediamo. Lei è Sugar. Poop, sugar, poop. Allora, lei non cambia colore. No, non cambia colore lei. Perché o piange o sputa. Bene. Ed è una fancy. Vabbè, dai, meglio di niente. È una fancy, quindi è inutile andare a prendere acqua calda, acqua fredda, perché non cambia colore lei. No, assolutamente no, ragazzi. Altrimenti c'era altro, un altro coso. La LOL è molto più grande, questa serie 2. Guardate la testa, guardate la differenza. Serie 2, serie 3. Guardate, questa è molto più. Oh, ma si somigliano pure. Questa è molto più grande. Mi dispiace, questa qui non l'ho neanche più aggiustata. La devo aggiustare. Questa è proprio piccolina, piccolina. Adesso non so se è proprio così oppure è la tipo di LOL. Allora, sotto le zampine ci sono proprio la formina delle zampine del gattino. Comunque a me piace tantissimo. Vado a prendere dell'acqua e andiamo a vedere magari cosa fa la nostra LOL. Vediamo, cerco di far bere la mia LOL. Magari le tolgo gli occhiali, E vediamo di farla bere, sempre se ci riesco. E vediamo di capire cosa fa la nostra LOL. La LOL piange. Ok, non so se si vede, ma piange, butta l'acqua dagli occhi, quindi la nostra LOL piange, la nostra Sugar Poop piange, è molto carina, chi lo sa perché piange? No, non piangere, perché era meglio che sputavi, comunque sei molto carina, mi piace tantissimo. Tra tutte le LOL che ho, anche queste qua pets, questa è quella che probabilmente mi piace di più. Niente, allora, questa è la Wave Serie 3 che mi è uscita. Ditemi voi se sono stata fortunata o meno, se vi piace o meno. Ditemi voi se magari l'avete mai avute delle LOL.
io adoro da morire questa qui e che si aggiungerà alla mia collezione. Quindi LOLpets serie 3, se magari trovo quella proprio la LOL serie 3, magari la prenderò. Io spero di sì. Va bene, raga, allora con questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti pollici in su se volete altri spacchettamenti di LOL. Io so che a voi piacciono, magari anche quelli là delle edicole se le trovo. E basta, io vi mando un bacione, un abbraccio fortissimo e come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Bye bye!